Salve a tutti ragazzi, siamo qui oggi con il team di Resti in Piega, del 64S, e il team di Onyuka, i 5 nani. Partita Partita eccitante. eccitante perché User diciamo joined your channel. che Secondi alla il generazione team EV. di Resti in Piega è molto favorito con i loro pick tankusi. Questa tattica mi ricorda qualcosa. Sì, Una vorrei anche tendenza abbastanza presente vorrei anche far durante tutto notare che il turno. in questo momento il team di Vega ha le quotazioni al 70% di vittoria in confronto al team di Luca che è il restante 30% con la votazione del pubblico. Ma sì, anche perché alla Un fine Vega mid, il team non avevo Donyuka intuito il era Kha'Zix tank, mid. cioè tolto coso Nautilus, non ha tank puri. Invece ricordiamo che Alistar con la sua finale può tankarsi le torrette di più. Senza parlare ovviamente del loro jungler, che è un bel tank. Ramos, sì. Ramos, A livello 1 può ottimo. arrivare a 100 di Io armatura. vorrei soltanto Ottimo aggiungere, per il sarà fatto che è un importante. tank E per l'ingaggio ovviamente, per sì, gankarlo. ma io vorrei far notare come la bot sarà veramente un incontro abbastanza teso tra Sivir e Jinx e tra Alistar e Nautilus. Sono due coppie abbastanza affiatate insieme. Comunque, mid la scelta è abbastanza rischiosa per Kha'Zix, dato la presenza di Orianna. Vabbè, ma bisogna vedere come se lo La giocano. Bisogna giocata vedere là tanto. è tutta mid, la partita. Io invece Top. vorrei vedere David Vigil contro questo Gangplank di Golic Sì, Gash. infatti. Da notare che Gangplank comunque Andrea lo gioca anche abbastanza, lo ha giocato. Dipende tuttora se il nuovo Gangplank viene utilizzato bene, ma a quanto pare Ho capito come scambio fra gioca, però porci. bisogna anche giocarlo bene. Sì, certo. Non significa che solo giochi Comunque, giocarlo uno bene. scambio fra porci non la porta. Vorrei far vedere Un corpo, un il trade danno vinto, di io Resti direi, in da Piega su Kha'Zix, Onyuka. dato il corpo della torre. Attenzione, Gothic Dash comunque ha messo le strette dal porco. La botta è abbastanza equilibrata, vediamo. Le uniche due lane che in questo momento sembrano avere abbastanza pressione sono la mid da parte di Onyuka e la top da parte di Cho'Gath con Però guardiamo che David il Devil Vengeance con Cho'Gath, che è un po' ingenuo a farsi prendere dalla Q del Vengeance. Sì. barile. Attenzione subito al fight in mid Attenzione, bot con lane, un Kha'Zix che grab prova a da parte. cesare. Pericoloso questo Kha'Zix. Bot lane, comunque Diciamo che trade è rischiamo. stato decisamente vinto dalla squadra blu, che Ma comunque diciamo stanno il tenendo Fist molto Blood si bene. aggira sulla top e mid, la botta è abbastanza Ma statica. rischiamo Fabio un tutti po' e due, zonato. rischiamano. Top lane un po' zonato il. Top lane vediamo una veramente padronanza Comunque, della Gothic parte Dash rossa. tende ad avere questo rapporto con la top lane, molto difensivo, molto farm. Sì, me ne sono accorto pure nella partita contro. Con Devi quanto mondo. scacci in faccia contro Con il mondo, Renekton sì. di Revolver. Ha giocato molto difensivo. Comunque, bot lane la vedo abbastanza strana perché Aragones è una novità nella bot lane. Aragones giochicchia la AD Carry, non tanto, Ma non l'abbiamo ma. ancora visto durante questo torneo giocare la AD Carry. Mentre Blue Non. Joker, che dovrebbe essere l'altro bravo della squadra, dovrebbe carriarla la bot. Vorrei far notare anche che Cho'Gath è partito con l'anello di Doran. Quindi molto aggressivo. Molto, molto cattivo. Comunque là i danni Non li capisco dovrebbe fare con l'Akuma, le perché. sta Non sbagliando capisco abbastanza. perché questo David Vergini tira le CQ sotto di lui al posto di Tu di metterle sé. davanti. Tu di sé. Vabbè. Va Un bene danno di così. Gangplank. Attenzione. Indica che questo. Oggi Fabio vuole un po' saltare. Nel frattempo vediamo che i farm degli AD Carry sono abbastanza equilibrati, 26 per Sivir, 27 per Jinx. Ma diciamo che l'hobby di David Vergil più che altro non è affidarsi, ma fidare. Quindi penso che sia Cho'Gath sia un pick, diciamo. Lo Joker si prende dei colpi, questo secondo me Ma è questo blu FK. Joker che guarda È il minion, non mi FK sicuro, piace. questo è FK. Si è fatto un Era selfie. FK. Si è fatto un selfie col minion. Comunque non è partita la
la pausa, quindi vuol dire che sarà stato un problema di qualche secondo. Ingaggia da parte di Alistair, che stanno entrambi ottimo. Alistair ha fatto solo che potrebbe esserci una gank ward, però è vista. Dovrebbe gangare. Non c'è neanche la ward, dovrebbero approfittarne. Attenzione, gank in top per David Belgium. E attenzione perché sto match prova. Ci prova, ma non ce la fa. Niente da fare, il chase fallisce. Vabbè, più che altro Gank ancora non ha fatto niente per aiutare il gank di Nocturne. È perché abbiamo detto gioca molto safe. Se metteva un barile dietro di lui, riusciva a fare qualcosa, a rallentarlo almeno. Mid come sta andando? C'è Kha'Zix un po' sotto. Sì, Kha'Zix è leggermente sotto, però sembra che... Ok, i trade bot sono abbastanza regolari, cioè... Vediamo la botta. Attenzione, cancata mid. Flash da parte di Fatal Garlo. Attenzione, ognuno rischia. Primo sangue di Kha'Zix. First blood va a Kha'Zix. Attenzione. Flash prepotente di Fatal Garlo. Una bella giocata, no? Esatto. E qua potrebbe essere anche il... Occhio, la possibilità di avere molti più gank in mid, perché ognuno ora dovrà giocare molto più difensivo. Vedremo comunque se... Comunque la scelta di Resti Impero... Resti Impero, prova a citare. Attenzione, trade solitario. Oh mio Dio. E qua va a segno. Attenzione, salva un po' la vita. Il fear di... Continua a cesare. Qua rischia Resti Impero. Ottimo stormio di Inci. Attenzione, Resti Impero, i danni. Mamma mia. Mi sa che là... Ci prova. Grande Onyuka. Grande Onyuka. Guardigia. Grande kill di Onyuka. Sì. Meritato. L'Ignite... Si è ripreso blu Onyuka, tra l'altro. L'Ignite ha funzionato, perché praticamente fa vedere le unità invisibili. Ah. Incominciano a farsi vedere un pochettino le pecche da D-Garry e da support della squadra di Onyuka. Ma come veniva suggerito dalla regia, comunque pressing del jungler della squadra blu di Storm Ridge... Comunque, top lane all'inizio fu esistente. Sì, no, si vede che è molto più attivo leggermente Rammus ha già gankato due volte Nocturne, ma solo diciamo una. Che secondo me Nocturne ha sbagliato la gankata troppo, perché non è stato molto attivo il suo gangplank. Quindi è sopra di Minion e basta. Io vorrei anche notare che la Diedor con Nautilus non sta neanche giocando molto aggressivo, sta giocando abbastanza difensivo, no, non dando la possibilità di avanzare. Anche io, se fossi stato in Gladiator, giocavo difensivo, perché proprio non puoi giocare contro... Mamma mia, attenzione, su Onyuka, i danni sono veri da parte di Vega, E nel frattempo vediamo qua Gangplank che i danni che fa lo stesso Devir Belgium, che liscia ancora un'altra Q. Questa è veramente una grave leggerezza da parte comunque, di Belgium. La botte è purtroppo. Attenzione che fa meglio, prova a cesare, ma Kha'Zix scappa, attenzione i danni, testing pega, ma. Mi sa che la botte è andata. Ecco, prova a cesare, c'è la final di Gangplank, viene fermata dallo stesso Alistair che prova a disingaggiare, riesce benissimo, Jinx continua a farmare, Alistair usa l'altro più per curarlo. Nel sta ambiguo a buttare la bot lane da l'ultimo. No, ha fatto bene a buttare. Ma c'era Kha'Zix con niente di vita, solo faceva. Ma in quel momento hanno ingaggiato. Attenzione Joker, erroraccio da parte della squadra grande. Però c'è erroraccio da parte di Blue Joker, erroraccio veramente. Attacca del support lasciando la Diggery libero, non accorgendosi che l'avrebbe chaseato. Blue Joker crash. Forse si riusciranno a ingaggiare perfettamente Nautilus. Sì. Attenzione, flash di Gold che crash, che si prende due colpi. Subito top lane, due colpi. Due colpi sotto torre. Mangia l'arancia. Forse avrà sbagliato, forse dopo. Top è molto messo male Fabio, secondo me. Anche a livello di... Attenzione, potrebbe essere il prossimo barile che esplode. No, non si prende il colpo dei Belgian. Attenzione, potrebbe riprendersi il colpo. No, lo leva. Questa volta non viene poccato. In questo momento vediamo le situazioni abbastanza stabili. Ma guarda, comunque tutto può succedere, perché con l'esperienza di Stormridge e Onyuka può succedere di tutto.
Anche se tanto che si prende poche gratis. Attenzione, Resting Vega, oh, mamma mia, danni da parte di Resting Vega, flash, da parte flash ma Resting Vega è andata flash. Non a segno. Attenzione, fa God Flash, prova. Non riesce. Se l'ultimate di Orianna andava a buon fine. Era kill. Lei era kill di Orianna su Kha'Zix. Questo Kha'Zix, vediamo, attenzione, Kha'Zix sta andando a rommare in top e la cosa si fa pericolosa. Vuole la kill di Gang. No, ma cioè, non è però può andare in blu. Oppure sta aspettando il jungler che passa per dare il blu al mid. Questa è la cattiveria. Eh no, ma è così. Se fa la kill è bella, questa è una bella giocata. Lui quando vide bersagli isolati, come in quel muro, lui fa un sacco di kill. Certo. Perché non è molto di più. Tanto stanno romando entrambi i bot, attenzione. Attenzione, sì, perché la mid di un potrebbe andare a rombare. Attenzione, bella, occhio, bella. Bellissimo il gancio e continua a cesare. Attenzione, forse ce la fa. Vogliono shottare Alistar, ma non ce la fanno, non vanno a cesare. Voglio fare questa portata, voglio fare un gancio ancora una volta, perché è buonissimo di Luca. E attenzione perché Rammus riesce a gankare la top 3 contro 1 con il cash, si prova a scappare, ma i danni resti in pega, mamma mia. Però aspettate, secondo me ha sbagliato la vita così. Perché attenzione, il drago si sta prendendo una delle kill sulla lunghi. Un drago per la squadra blu. Ma secondo lui, sono intelligente. Prendere allora, prendere le kill solo su una persona è veramente inutile. Secondo me sono stati molto più intelligenti la squadra blu, la squadra di Nuke, che hanno preso la bottom lane, hanno preso i obiettivi e poi hanno fatto quindi il tempo. E ora si prende pure la mid. Hanno fatto abbastanza obiettivi, la squadra di Nuke sta giocando veramente bene per il momento. E vorrei fare anche notare che il Gothic Crash in questo momento sembra essere abbastanza in difficoltà, però c'è su due resti in mega, però che su due piedi riesce una kill, attenzione, c'è l'invece di Rammus, ultimo di Anna, dopo ci sono i resti in mega, i danni veramente apocalittici possiamo quasi dire. E attenzione, Gothic Crash prova il barriere di Antibet, non fa danni, non prende nessuno, ma su due resti in mega, Orianna riesce a evitare la kill di Kha'Zix. Per controllare la partita sembra abbastanza stabile, le due squadre si stanno affrontando a viso aperto. Cosa ne pensate voi di questo? C'è molta qualità da parte dei due mid laner, uno tecnicamente e l'altro da un punto di vista di skill. Si è lasciato a farmare Jinx tranquillamente. Bisogna specificare che Onyuk non riesce a giocare al meglio delle sue capacità perché in questo momento sta laggando. Ringraziamo la Telecom per questo. Pubblicità occulta. Grazie dal nostro telecronista. Ma anche che pubblicità. Insomma, anche che pubblicità. Non mi pare tanto pubblicità. cattiva pubblicità da parte del nostro telecronista che sminuisce le altre società telefoniche. È solamente un mio, come dire, punto di vista, che in confronto alle altre nazioni abbiamo delle connessioni scadenti che non ci... Permetto... Scusi se la interrompo, vorrei fare anche notare che la squadra rossa ha abbastanza vision da parte del River, del Drake. Ancora non vedo abbastanza ward da parte di Nautilus, ora ne ha messe due. Questa è la terza, messa al drago. Poche ward in confronto ai rossi che hanno abbastanza visibilità e hanno più probabilità di fare qualche bait. Questa partita ho notato una cosa, non so se ci avete fatto caso, che Pega alla fine non, attenzione, non, che c'è, non è anche visto, subito resta in Pega, prova, mamma mia, non riesce ad evitare, ma Gladiator flash non riesce a dare la kill, un altro errore di Gladiator, vorrei far notare un errore di Gladiator flashando e sprecando il flash, tentando di evitare la morte, ma così ho soltanto regalato flash e kill. Ancora i due top laner non hanno usato il TP, allora, anzi ce l'ha usato David Virgil, ma per non sappiamo quale motivo. Tempo Rammus è lì per intimidire. Allora, per me Kha'Zix può stare anche 20-0, per adesso loro fanno un teamfight fatto per bene e lo annullano. La squadra avversaria non può fare più niente. Sì, vorrei fare anche notare che
solo kill lui, in poche parole vuol dire che se Kha'Zix muore la squadra rossa ha perso il teamfight. Esatto. Quindi vorrei tra virgolette vedere cosa accadrà, cosa succederà in questa partita. Perché ora in questo momento si trovano 3 mid, Kha'Zix e Sol, l'SC l'ingaggio. La cosa strana è che Peppe è da tempo che non utilizza Orianna. Cioè io avevo fatto un'altra scelta, se fossi stato lì tipo Annie. Avresti fatto Annie, vero? Certo, bannato. Forse si sarà allenato, non sappiamo. Starà aspettando, si starà allenando per la seconda partita. Ah sì, è vero, mi ricorda l'altro protagonista. Annie è stata bannata. Scusate, questo è purtroppo è. Attenzione Gladiator! Attenzione Gladiator, ancora fuori posizione! Gladiator sbaglia! Anche... Poco si è sbagliato! Vorrei far ricordare che Gladiator ha anche questo vizio! Grande! E qua ancora una volta Stormrage prova a chiedare, ma Cho'Gath lo allontana! Ma Bottomolini? La Bottomolini lascia farmare tranquillamente, nessuno se ne accorge e loro continuano a pushare, a prendersi obiettivi su obiettivi. In questo momento scende Aragones che si accorge di tutto ciò. In questo momento Sivir è abbastanza in vantaggio. Che il Gladiator sta facendo degli errori Vorrei ricordare Gladiator pure nelle scorse partite con lo stesso Xin Zhao si è spesso trovato fuori posizione andando anche a invadere senza alcun motivo. La non capiscono che fare gli infami a danno, perché ci vanno proprio di proposito. Ha sbagliato. Tu hai sbagliato Gothic, perché poteva aspettare. Gothic doveva metterlo, infatti poteva aspettare o mettere un altro barile più avanti per riuscire a fare la kill. Nel frattempo Cho'Gath è diventato abbastanza grosso, con a sua disposizione 6 stack. Vediamo anche Rest Imperial che sta andando a rommare per magari andare dallo stesso nodo. Secondo me sta andando al blu, visto che avevano preso il timer. Attenzione perché Nocturne. Se sono intelligenti possono fare tipo un bait di prepotenza con Orianna. Attenzione perché c'è l'altro in gancio, qui la vedo brutta. Resistenza, mamma mia, i danni! Mi sa che Stormrage è morto. È sbagliato, dopo ci sono i resti in terra, se ne esce. La di Kha'Zix fa quel po' di danni, Vediamo che Kha'Zix veramente fa malissimo. L'acco di Kha'Zix ora. Se stai isolato ti toglie 700. Nel frattempo vediamo che Kha'Zix sbeffeggia un po' gli avversari con l'icona degli SKT1. Aia. Questa è una sfida. Ai amici telespettatori che ieri questo non lo poteva fare in quanto ha perso 3 partite su 3 contro lui e io. E ricordiamo che Revolver 64 ha sbeffeggiato 5 volte con l'icona del DSM. Revolver 64. Oppure lo potete chiamare Forge Volvers per gli amici, anche nemici. No, per tutti. Non per solo tutti. Per gli attenzione, amici. Engage in Gladiator nel frattempo. Bello engage di Gladiator. Gladiator però ancora una volta si fa foccare. Attenzione, la final sprecata a parte di Gangplank. Se lo prendiamo di Nocturne, bellissimo. Riesce a salvare e riesce a prendere. Stormrage riesce a prendere una kill importantissima. Nel frattempo Cizzo si ritrova in mezzo a 3. Gladiator prova a cesare. Bella da Nilo, che bella Aragones prende attenzione, mamma mia, resti in pega i danni. Come si chiamare questo? Attenzione perché resti in pega, si fa shottare. E fa toccare Cho'Gath prova. C'è anche Gangplank, c'è subito la final di Orianna. Gangplank prova a cesare. Provo a uccidere Rammus. Posso dire al 5% che qui Onyuka ha salvato letteralmente il fondo schiena a Nocturne. Aragone sta prendendo una kill. Con quella R. Con quella R praticamente ha spostato Cho'Gath giusto. Di un millimetro per non fargli fare la R. Sono due Drake per la squadra. Due Drake per la squadra rossa. Diciamo che è combattuta questa partita. Vorrei anche dire che in questo momento ci sono per la squadra rossa una differenza di 2k quasi. 2k perché, sostanzialmente perché Racing Vega c'ha 11 kill su 11 kill del suo team. Quindi allora, il vantaggio. Se il team riesce e può riuscirci a difendere sempre Racing Vega perché
a Cho'Gath che può silenziare e far knock up. Tempo, scusa se interrompo, c'è anche Chase, c'è anche Chase, mamma mia, i danni ancora una volta, mamma mia, resti in pega, prova ancora un'altra kill. Ritornando sull'argomento di prima, stavo dicendo a Cho'Gath che può silenziare e fare knock up. Attenzione, interrompo di nuovo perché c'è mamma mia, e mi fa finire il discorso il Porsche Wolvers. Stavo dicendo, quindi c'ho l'attacco delle due skill, Rammus ha il taunt e il knock up, Jinx ha le trappole, e invece c'è il grande Alistar che ha la sua doppia V che può buttarti via, e la Q per fare il knock up a 5 persone. Quindi c'è un bel team che può supportarlo. Ovviamente se giocato correttamente. Tanto sottolinea, raga, prima kill, non dire nulla. Noi siamo team crashati, rosso. Quindi sicuramente Andrea pure è crashato. Infatti se no non stoppavo nel Duke. Vabbè, siamo 3 minuti indietro, quindi tra poco se è crashato lo stopperanno. Vabbè, comunque io sono crashato ora, cioè appena non mi avete sentito più sono crashato. Attenzione, i danni di Luca in confronto a Blue Jog. Vabbè, comunque io ripeto, avrei scelto un mid che so, diciamo, pratico. Attenzione, mi piace di Rammus contro 5, Rammus da solo viene lasciato abbandonato lì, non c'è rest in pega per il momento, che è abbastanza chiedere in questo momento, rest in pega, c'è la final di Sivir per tentare di salvare la precavoli, ma rest in pega prova a chasare, non riesce a prendersi la kill, Onyuga fa qualche danno ma non è ingente. Dei team abbastanza equilibrati, però come abbiamo già detto prima, troppe kill concentrate su Kha'Zix è la cosa strana, la cosa strana è che Kha'Zix è il min di Piga. Strano che il team di Onyuka non l'abbia bannato. È stata forse una scelta sbagliata dal team di Onyuka. Ricordiamo che il team di Onyuka non è solido a questi errori, è la seconda volta che sbaglia. Non bannando personaggi che potrebbero essere importanti. Nel frattempo vediamo che abbiamo parlato dei ban. Attenzione che Gladiator stava per essere preso. Questo impegno vuole tentare la doppia uccisione guardando Aragorn e Onyuka. C'è la ward però lì attenti, la squadra blu. Però sto notando che nessuno di loro sta andando tank. Tranne diciamo il support, ma alla fine viene sciolto come burro, come un coltellino. Come avete presente i coltellini, quando quelli là che si mettono sul burro, che basta stare fermi e si taglia da solo, così. Attenzione, attenzione a Ciccio, cioè che non si sa come vuole fare, viene bloccato, sbaglia la giocata Ciccio. Allora, Ciccio ha sbagliato perché non ha usato niente lui per i danni, ha andato più che potenza e basta. Attenzione, grande Nocturne. Nocturne qua si sta scatenando, piano piano riesce a fidarsi. Per me Ciccio sta giocando Alistar solo per necessità, nel senso che lui non lo sa giocare. Attenzione, i danni! Grandissimo, ti muovo! E attenzione, perché resti in pega potrebbe salvarsi. Vai, Onyuka, Onyuka. Parte. Però c'è Chase! Vai, danni! Attenzione, Peppe! Scusate, vorrei far notare... Scusate, vorrei far notare Jinx che sta pushando top e nessuno se ne accorge. Ma ancora ti dash, perché si teleporta top con 2 di vita? Vuole dare la kill a Jinx? Ma perché Jinx più che altro non se l'è fatta ancora? Infatti, perché Jinx non se lo fa in 2 secondi? Se la passa un piccolezzo. Sono solamente piccolezze. Voglio far notare che Sitchot fino ad ora che la Terra Caramela ci ha mostrato non ha fatto neanche una combo con Alistar, come dicevo prima. Secondo me l'hanno fatto prendere per necessità del team, non perché lui lo sappia giocare. Infatti Alistar, ho visto... non lo so giocare Sitchot. È la prima volta che l'ho avuto. Avevo immaginato, solo per necessità del team, perché Alistar non ti gioca così, ti gioca di combo. Ha giocato solamente oggi, no, ma con me era la prima volta. E non ha fatto nemmeno una combo. No, nemmeno. Quello è Alistar, è forte per le combo.
14 su Rest in Vega e la restante kill allora, su support. Io preferisco avere più le kill distribuite come hanno il team di Onyuga, che non le kill tutte su un personaggio. Nel frattempo 13 secondi al Drake, vedremo se la squadra blu proverà a contestare il Drake per avere il no terzo. Secondo me il Drake è della squadra rossa ora. Non già bisogna vedere. Non ce la fanno a contestarlo. Nocturne in base. Squadra rossa col primo drago. E attenzione perché Gladiator è fuori posizione ancora una volta. Ancora una volta fuori posizione Gladiator. Mamma mia, errori da parte sua ancora. Gladiator lo vedo un po' troppo spericolato. Troppo squishy. No, ma pericolato più che altro, non squishy, perché alla fine il supporto purtroppo quelli sui soldi. David Virgil con la corazza dell'uomo morto su Cho'Gath. Cosa ne pensa Cosimo di questo corazza dell'uomo morto su Cho'Gath? È una scelta sbagliata oppure una scelta che si può fare? Secondo me non ci sta. Vabbè, ci potrà anche stare, non è quello, perché se lui ha bisogno di armor e tanta vita ci può stare, mobilità. Alla fine io avrei preferito Frozen perché da cooldown. Visto che Cho'Gath c'ha cooldown parecchio alti. Forse non sarebbe meglio anche un Omen di Anden per ridurre anche i critici di Gangland. Quello dopo, ma prima Frozen. Vedete che notiamo anche che. Vedete che cooldown di Cho'Gath sulla questo doppio uso sono troppo alti. Attenzione perché qua potrebbe esserci un engage. No, non da qualche cosa, ma Nocturne ci sta, che cazzo grande Nocturne. Vabbè, vi dico subito, qua giocano. Vediamo come la DC pulita. La cosa che hanno sbagliato. Comunque Jinx è decisamente sopra di farm. Sì, ma è teamfight, sapete che è stato inutile. Kotick con Gangplank è stato inutile nel teamfight perché è stato troppo avanti, ha fatto l'hai col barile, capito? E non ha fatto niente. Questo è anche inutile, no? Non ha fatto niente durante quel fight, capito? Capito i barili. Non è riuscito a fare più niente. Certo. No, a bot pusha pesante. Non bisogna dire che siccome Gangplank è forte, allora lo sanno già direttamente. Gangplank lo devi. I barili li devi conservare, li devi già per sfruttare saggiamente. Certo. Prima di tutto non doveva stare lì davanti, doveva stare dietro. E mentre lo ingaggiamo doveva mettere i barili tra Piga e gli altri in mezzo, così di farle esplodere tutte e due e fare un danno enorme a tutte e due. È stata davvero la giocata di Davide comunque con, vorrei anche con il flash smentire subito sul loro mid. Io vorrei anche smentire i scetticismi su Rammus. Sta dimostrando veramente un ottimo jungler. Io mi sarei posto davanti tra Rammus e il mio mid laner. Così non. È una squadra privata. Io tipo per esempio Gangplank non l'avevo scelto perché se soprattutto io non hanno disengage. Io se devo prendere Gangplank qua poteva scegliere Mundo per giocare Gangplank per Bean, lo devi giocare mid perché sei assassino. Quel disengage che hanno è la ultimate di Onyuga, ma sarebbe sprecato come disengage. Cercano di vedere il Baron. No, come disengage hanno l'ultimate di Sivir che se scappa. Ah no, ultimate di Sivir che disengaggiano. Vabbè, penso che la rotella di Rammus sia molto più veloce. Io avrei preso Mundo. Sì, Mundo sarebbe stato un ottimo pick. Ho sbagliato. Poi devo fare un Mundo Maokai, attenzione. Poi, la velocità di Rammus con il Gloria penso che sia molto più veloce. Poi scusami, ma Kokkazix che doveva fare contro Mundo? Cioè lì dicendo se no a Mundo. Non capisco infatti questo pick da parte di Ghostlash. Io per il suo win giocare Gangplank.
Vorrei far notare una cosa a tutti i teletronisti, che dalla parte della squadra rossa i trinket sono tutti uppati tranne quello di Gangplank, dalla squadra blu non c'è manco un trinket uppato e l'unico trinket rosso è quello del ragazzi sto notando un'accusa, cioè praticamente c'era che forse c'è l'ingaggio. Attenzione che c'è l'ingaggio da parte di Ramos. Ma che cosa fa Ramos? Lascia attenzione, Stormrage sbaglia, sono totalmente sbagliato. Attenzione, Stormrage non riesce, non viene focussato il carrier e qua viene praticamente scoppiata. Attenzione, potrebbe esserci la finale da parte di Orianna. Ma qui c'è stato un errore proprio di Bronze 5, cioè praticamente il nostro Goti Dash con Gangland è tornato indietro per tirare l'acqua al barile, non so per quale motivo. Forse pensava che non volevano ingaggiare o che disingaggiava la sua squadra. Non si è ben capito la finale. Questo è stato un errore grave, è stato. Vorrei anche far notare o per lo più domandare a uno che usa Gangplank. Lo stai vedendo un po' troppe volte la final sprecata, magari. Quello che dico Mario, io. In questa situazione dovresti fatto, l'avresti lanciata oppure no? Non avevi nessuna possibilità di farla kill. Mi dicono dalla regia che certe volte il nostro Gothic Dash farmava con la W su Vladimir. I minion li farmava con la W su Vladimir, la pozza. Dobbiamo dire che ora stiamo scherzando, però alla fine Gothic Dash ha giocato benissimo la prima partita con Mundo, anche la seconda, cioè con Mundo ha giocato molto bene. Ho capito, ma vedi che Mundo non è un po' facile. No, devi sempre regolare. Ricatto là, non potevo fare la kill. Nel frattempo vorrei far notare a tutti quanti che c'è una localizzazione nel baro. Attenzione, Beh, hanno surrendato, penso. No, hanno finito. Però adesso mondo incredibile. Me promuovo. Mi spiace. Perché diciamo che all'inizio non hanno giocato pure bene il team di Oyuta. Non è stato male. Vorrei notare anche la prima di... Attenzione, nel frattempo un altro teamfight per vedere la camera subito la final. Attenzione, che e questo prova. Spiegherebbe la loro attenta dalla stanza. Attenzione, che cosa sta facendo Gangplank? Faccio usare Gangplank la prima volta, flash ottimo. C'è il jogger, attenzione! Mamma mia, carneficina da parte della squadra. Ci sarà forse il comeback del team Onyuka? Secondo me ci sarà un TP. Allora, per me comunque hanno sbagliato a far prendere a Gothic Dash Gangplank, perché alla fine non è molto esperto di Gangplank e poi vedi si sta facendo il tank pure su di lui. Gangplank tank non è tanto utile al team, visto che la sua potenza è nello shottare quei barili. Peppe sta regolando sui minion, super minion. È un pochettino a giocare con loro. Mi hanno boccato. Ricordiamo ai gentili telespettatori che il team del 64 capitanato da Restin Biga ieri ha preso tre pappine dagli scappacci. User joined your channel. Chiunque è entrato non dice il risultato che stiamo ancora facendo la telecronaca. Attenzione, c'è una ward al Baron, potrebbe essere il fight finale. Ancora una volta barili da parte di Gangplank. Attenzione, Ramos, prima l'engage, riesce a shootare. C'è la penna di Gangplank, c'è la penna di Gangplank, però si pega, riesce a shootare ancora a fondo, riesce a shootare ancora a si pega. Questa intera riesce a scappare ancora una volta, Ramos riesce a salvare ancora la situazione della penna di Gangplank. Mamma mia.
danni la parte di Stintega, che si prende rosso e blu, va per la kill di Onyuka, che è abbastanza lontano da lui. E si è diventato penalista. Ha cambiato il colore per gli ultimi. Mamma mia, però vuole essere nel tempo. Nel frattempo vediamo che sono rimasti in 3 vivi contro 5, potrebbe essere la fine, l'epilogo di questa partita. È passato dal suo colore originario blu e nero, ha detto basta, mi sono rotto il cazzo dell'Inter, fa schifo, ti vediamo nella lista. Prova a andare in mondiale, è uscita la partita, complimenti.